Buonasera, eccoci qua anche oggi, mercoledì 6 ottobre 2021, ci siamo, scusate, c'è una puntata un po' diversa, come detto avremo un ospite che si sta per collegare, si tratta dell'artista bavese Antonio De Paoli, con il quale parleremo di una, di un fatto che l'ha visto protagonista riguardante la spigolatrice di Sapri. Non vi dico altro, poi ne parleremo più avanti. Comunque beh, è uscito su tutti i giornali e sui media locali, quindi sicuramente avrete già avuto modo di di leggere o di vedere qualcosa in merito, quindi comunque poi avremo tutti i chiarimenti del caso direttamente dall'artista. Allora, quindi dicevamo, intanto mentre vi aspetto, vedo che c'è già qualcuno collegato, saluto gli amici del Caffè della Sera e di Pavia Play, finalmente siamo tornati, teniamo le incrociate, in onda su tutti i canali canonici, quindi speriamo che non ci siano problemi e vediamo, dai, speriamo bene. Intanto saluto anche Angela che ci sta guardando, ciao Angela, saluto Francesco che è appena entrato, ciao Francesco, ben arrivato, e appunto poi tutti gli altri amici che stanno guardando da o da Pavia Play o dal Caffè della Sera o dal canale YouTube senza però entrare in diretta. Poi dai, allora, in attesa che si colleghi il nostro ospite, come detto, allora, beh, la puntata dividiamo in due parti, la prima mezz'oretta parlando appunto con Antonio De Paoli, poi la seconda mezz'ora parleremo anche di altro. Saluto Micaela, ciao Micaela, ben arrivata. E nel frattempo mancano ancora 4 minuti, visto che oggi gioca anche la nazionale, siamo già al quarto minuto, il risultato è 0-0. Vi do le formazioni per chi fosse interessato: la Spagna che schiera Simon in porta, in difesa Alonso, Torres, Aymeric e Azpilicueta, centrocampo Coque, Busquets e Pablo Gaviria. In attacco Torres e Oyarzabal, mentre punta centrale è Sarabia. L'Italia risponde con Donnarumma, molto criticato in questi giorni nel prepartita per appunto aver lasciato il Milan per andare a Paris Saint-Germain, contando in striscione comparso sulla tangenziale. Allora, dicevamo, Donnarumma in difesa da destra verso sinistra, Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni ed Emerson, a centrocampo Barella, Jorginho e Verratti, in attacco Chiesa, Bernardeschi e Insigne. Quindi questi sono i giocatori in campo. Al quinto minuto ancora 0-0. Va bene. Dai, ancora 3 minuti e poi partiamo con la puntata, Partiamo con la puntata, quindi preparatevi domande, preparatevi curiosità, cioè chiedere qualcosa su quello che sta appunto che di cui è stato protagonista il nostro ospite, e quindi potremo discuterne ampiamente. Mentre appunto nella seconda metà di puntata, ovviamente ruota libera, si parla di quello che si vuole, quindi facciamo così. Oh, è arrivato anche Daniele. Ciao Daniele, ben arrivato anche a te. Quindi appunto nella seconda mia puntata, spazio ai co-conduttori e la buttiamo in vacca come spesso accade. Bene, dai. Vi ricordo, tra l'altro, adesso vabbè, faccio anche Roberto. Ciao Roberto, ben arrivato anche a te. Di rispondere al sondaggio che ho fatto sul mio profilo Facebook, mettete se ero meglio a 18 anni
o a 50. Mettete, segnate, così vediamo un po' come va il sondaggio. Va bene, dai, c'è, c'è una cavolata. Tanto per fare un po' quattro risate e non prendermi troppo sul serio. Come sempre, ho la maglietta che metto solo sulle in trasmissione, non è che è una settimana che non mi lavo. Qua è il ponte, per i 70 anni del ponte, quindi va bene. Michaela mi dice 50, grazie Michi, grazie. Oh, nel frattempo vedo che si sta collegando il nostro ospite, eccolo, lo intravedo, quindi poi dopo la sigla lo introduco. Cos'hai bevuto oggi? No, niente, ho solo della spedita acqua e niente, e basta. Dai, facciamo partire la sigla, così poi introduciamo l'ospite e partiamo con la trasmissione. Sigla. Andiamo di sigla. Sigla. In diretta dalla redazione di Teto News in Pavia, va ora in onda il Caffè della Sera con Lorenzo Blone. Oh, allora, saluti ufficiali a tutti, buona serata, ben arrivati. Allora, come detto, introduciamo il nostro ospite, Antonio De Paoli. Ciao Antonio, ben arrivato. Ciao, bene, allora, buonasera a tutti. Allora Antonio, tu sei stato protagonista, di un fatto a livello nazionale, diciamo così, effettivamente, perché sei uscito su diversi giornali, sia locali che non. Ecco, raccontaci cosa è successo per chi non l'avesse seguito. Allora, intanto avrei voluto che uscissero articoli sull'inaugurazione di una spigolatrice progettata da me, perché nel 2015 vinsi un concorso nazionale, per cui patrocinato dal comune, indetto da un comitato che si chiamava proprio La Spigolatrice di Sapri, e in seguito addirittura con tanti di permessi, soprintendenze di belle arti, eccetera. Quindi arriviamo per gradi. Io praticamente, il bando parlava chiaro, bisognava progettare la statua della spigolatrice, però ispirata alla poesia del Mercantini, per cui legata alla famosa poesia, no? Ecco, erano 300, erano giovani e forti e sono morti, no? La famosa rime, no? Legate allo sbarco dei 300 nel 1857 guidati da Pisacane. Diciamo che la spigolatrice era un po' la figura allegorica anche di quel momento del risorgimento che anticipò Garibaldi. Adesso non mi sto a dirigare più di tanto, però era importante per introdurre il tema. Io sono stato abbastanza attinente con la mia interpretazione e vinsi il concorso. E, in seguito lo presentai l'8 marzo in concomitanza con la festa delle donne in comune, con giornalisti, tuoi colleghi, poi autorità, c'era il sindaco e insomma chiaramente tutti i membri del comitato omonimo. E pensate un po' che, qui la curiosità, tra i candidati chiaramente non scelti per il concorso nazionale, quindi pubblico, ci fu proprio l'autore di questa spigolatrice che fece tanto clamore. Fece tanto clamore perché... come ben sapete, ormai ha fatto il giro del web, di televisioni, di articoli, anche da tutte le parti, anche d'Europa, perché era talmente, insomma, scandaloso rappresentare una figura legata al Risorgimento con sedere in bronzo fronte mare, insomma, i glutei, i nudi, ecco, riprodotti in bronzo sul lungomare, che fece il giro, insomma, di tutti i social e carta stampata, nonché servizi di telegiornali vari, eccetera. Ecco, morale che l'autore di questa spigolatrice inaugurata il 26 settembre scorso era proprio un candidato di quel concorso dove lui perse. E qui è curiosa. Allora adesso mi addentro sulla vicenda. Allora, diciamo che dopo quella presentazione dell'8 marzo del 2015, ecco, questa è la spigolatrice, il mio progetto che vinse,
a sinistra, mentre invece cioè a sinistra c'è, scusate, il modello che è stato inaugurato il 26 settembre, e a destra c'è il mio progetto che vinse il concorso. Ecco, come vedete, adesso, visto che hai messo Sì. l'immagine, la devo descrivere perché così Certo, arrivo al certo. dunque. Ecco, allora, il mio progetto, appunto, come avevo detto, è legato a quella poesia del Mercantini, precisamente quella, non altro, insomma. E c'è questo svolazzo della veste, come vedete, è la brezza marina che colpisce la figura, quasi per anticipare lo sbarco dei 300. Poi, come vedete, il movimento delle braccia è praticamente il braccio suo destro, quindi a sinistra, ha una cesta, la lascia cadere per l'emozione, mentre il secondo, quindi alla sua sinistra, ecco, praticamente ha come uno spasmo dalla tensione nervosa, anche dal timore di quello che stava per capitare, e praticamente lo piega verso il petto. E il volto, la testa è girata esattamente di 90 gradi verso sinistra, proprio in direzione dello sbarco. Cosa vedete? Un paragone molto similare. La veste, però in chiave sexy, chiaramente, non più vestita con costumi popolari, popolani anzi, dell'Ottocento, ma con una camicia da notte molto moderna, attillata, direi effetto bagnato, però stranamente con uno svolazzo che tende verso sinistra, come vedete, no? Ecco, stessa torsione corporea, per cui con l'anca bene in evidenza, come la mia, come vedete, no? Ecco, e poi il movimento speculare, direi proprio, delle braccia, per cui sono state girate, perché tutte e due piegate, no? Una a destra, l'altra a sinistra, piegate verso il petto, l'altra tesa, senza cesta, per cui diciamo che i connotati simbolici sono stati tolti. Quindi qui diciamo che il movimento ricorda molto. Poi l'alzata leggera, lieve della spallina sinistra, la sua, la propria sinistra. Chiaramente la torsione cioè del collo la vedete bene perché il muscolo sternocleidomastoideo è ben in evidenza, il volto è girato completamente a 90 gradi, c'è la differenza che hanno due pettinature diverse. Direi che quella sinistra che è stata inaugurata in bronzo, sono raccolti anche una pettinatura abbastanza moderna, mentre l'altra sciolta perché me lo sono immaginata proprio una contadina al lavoro, non penso che fosse uscita fresca da un parrucchiere. Ecco, questa è la differenza sostanziale, no? Però ecco, io non mi vorrei soffermare tanto sul discorso stilistico, anche se ce n'è da parlare. Ecco, io vorrei soffermarmi su tutto l'escalation che ha portato alla realizzazione di questa falsa copia. Allora, come dicevo, ha cominciato dopo quell'8 marzo del 2015 la raccolta fondi che portò il permesso da parte della Soprintendenza dei Beni Paesaggistici per l'installazione sul lungomare. Il complesso però del monumento era molto più complesso, era molto più vario e sviluppato, in quanto non c'era solo la statua, ma era stato pensato anche per poggiare su un basamento di marmo intarsiato con 300 tessere di bronzo. Questo basamento circolare era di 10 metri di diametro, quindi insomma era abbastanza oneroso, tanto che non riuscirono poi a raccogliere i fondi. Ma dopo il permesso da parte della soprintendenza, fecero praticamente, firmarono un accordo col comune, per cui il patrocinio fu insomma, completato, ecco, diciamo, l'iter. Era il Certo. protocollo d'intesa, ecco, non mi venivano i termini esatti. Protocollo d'intesa, per cui insomma, tutti i crismi che potevano benissimo portare alla realizzazione. Però il discorso economico chiaramente fu fondamentale perché non si portò, insomma, non si poteva andare avanti. Il comitato sembra che si fosse sciolto, poi adesso negli ultimi giorni ho sentito invece che è ancora vivo, però fatto sta che il conto corrente per la raccolta fondi si chiuse proprio in quell'anno, nel 2017. Poi una strana telefonata intercorsa intorno al 2000, cioè nel 2019,
direi più che telefonata, una chat con una componente di questo comitato, la quale, con una frase molto enigmatica, mi disse: i soldi ci sono, presto un assessore si farà vivo. E io chiaramente interessatissimo dico: vabbè, benissimo, io sono, cioè, rimango a disposizione, se puoi passarmi il numero. No, no, ma ci penserà lui a farsi vivo. Vabbè, aspetto, passano 2 settimane e poi chiaramente la cosa comincia un po' a ritrarsi, insomma, a guscio, no? Per cui l'assessore era difficile da contattare, silenzio per altri 2 anni, fino a una sorpresa incredibile, direi una coltellata alla schiena, nel lunedì successivo all'inaugurazione, lo scopro dai social. È scandaloso perché nessuno mi aveva detto nulla, c'era questa speranza, no? Molto lieve, i soldi ci sono, in realtà i soldi c'erano per qualcun altro. E la cosa scandalosa è che il comune, io direi questo, non ha mai tentato un contatto con me, e avrebbe dovuto, visto che, o avrebbe potuto, visto che io avevo vinto un concorso. C'era un esito insindacabile, scelto anche da una commissione di esperti, c'era parere favorevole, ripeto, della sovrintendenza, e poi c'era questo famoso patto d'intesa con il comitato, per cui era diventato pubblico. E avrebbe invece in questo caso dovuto, e qui ci tengo a sottolineare, allora indire un concorso, di nuovo l'ennesimo concorso. Ecco, non è successo niente di tutto ciò e ci ritroviamo adesso una falsa copia, fra l'altro fatta e realizzata da un autore che all'epoca dei fatti del concorso aveva perso, ed è strano che comunque si poteva benissimo risolvere, magari migliorando la statua, visto che era cambiato la giunta, i gusti cambiano, le persone cambiano, perlomeno arrivare a un compromesso di scelta stilistica, non so, di posizione anche lungo lo spazio a disposizione, insomma, tante cose, tanti particolari che si potevano discutere. Invece è successo qualcosa di molto strano che io ci terrei che, anche per interessi di tutti, non solo dei cittadini sapresi, ma anche a livello nazionale, anche perché chi partecipa a un concorso, che sia artistico, che sia di qualsiasi categoria professionale, è fondamentale. Io penso che sia già difficile riuscire a vincere un concorso, ma che l'esito debba essere sempre rispettato, non completamente oscurato e sorpassato, cioè che diventi carta straccia. Ma questa è una cosa, io penso, scandalosa. Ecco. E quindi bisogna arrivare... Non ho capito. Possiamo parlare di plagio? Possiamo dire che è un plagio questo? Ma io direi, non mi soffermo più di tanto sul plagio, anche perché, come vedete, avete visto dalle immagini non è un calco, non è stato fatto una riproduzione fedelissima, è un'interpretazione molto similare alla mia, direi che è una copia della mia idea, questo lo vedete. È una copia della mia idea come postura, come posizione, come espressività, non troppo, anche perché la mia è molto più legata anche all'emotività, direi anche romantica, no? Perché in quel periodo i sentimenti erano fondamentali. Qui l'immagine è molto fredda, però insomma io dico che nelle fattezze qualsiasi fruitore dell'arte, un osservatore sensibile, la può cogliere. Io ve l'ho analizzata dal punto di vista anatomico, ricorda tantissimo. È fondamentale capire che comunque è una copia di un progetto, non è stato fatto uno studio ulteriore, magari diverso, ecco, mi sarei aspettato almeno questo, neanche questo. E poi soprattutto scelto da una commissione, allora, di un ennesimo concorso. Ecco, questo è il giallo. Cioè, la cosa grave che io denuncio, oltre alla falsa copia, è il discorso che comunque l'autore di questa statua inaugurata il 26 settembre vince, cioè vince praticamente ai postumi. Aveva perso nel 2015 per poi vincere così, a titolo non si sa, tanto da realizzare la statua al posto di chi ha vinto veramente, insomma...
Non so, io penso che a questo punto tu mi puoi chiedere magari qualche altra domanda per entrare più nei dettagli. Ecco, Assolutamente magari, sì. ecco, ricordare intanto che cosa ho fatto negli ultimi anni, anche perché Vai, vai, vai. Beh, no, magari. rimanendo un attimo sull'argomento, l'autore dell'altra opera è Emanuele Schifano, se non Esatto. sbaglio. Ok, lui, Sì. esatto. Ecco, tra l'altro, opera che è stata criticata pesantemente dalla Boldrini, anche che l'ha criticata dicendo che la raffigurazione della donna nel modo sbagliato, nel modo, diciamo, più cioè, meno appropriato di come deve essere rappresentata una donna, soprattutto la donna lavoratrice. Ecco, questo ti ha un po', diciamo, un po' difeso la tua opera, nel senso che la Boldrini ha criticato quest'opera. Indirettamente sì, Direttamente indirettamente no. sì, indirettamente sì, però all'epoca delle sue dichiarazioni non era ancora corrente e forse non lo è tuttora. Ecco perché io insisto nel far conoscere il più possibile a livello nazionale e dall'autorità, perché è una cosa da denunciare e da chiarire anche, apertamente al pubblico. Io sono pronto anche a un confronto. Per quanto riguarda il sessismo e tutta questa, chiaramente, insomma, questo clamore che ha comunque aperto una serie di considerazioni, anche di dibattiti, ecco, sì, non sono d'accordo nella maniera più assoluta che in un lungomare, con una tematica così delicata come il Risorgimento, è così importante perché dovrebbe esprimere valori. Insomma, tutti sappiamo, quando abbiamo studiato il Risorgimento, dalle medie inferiori a quelle superiori, o meglio all'università, insomma, chiaramente. È un passaggio importante perché sapete benissimo che anticipa di 3 anni l'impresa dei 1000. Certo. Buttarla solo a livello sensuale è un'offesa alla nostra storia, un'offesa all'arte, un'offesa alle donne, perché comunque se vogliamo guardare la spigolatrice rappresentava, se uno fa un'analisi, rappresentava anche l'allegoria della donna comunque anche indipendente, no? Un esempio quasi di donna guerriera, perché lei poi si affianca al Pisacane, chiaramente dura molto poco, qualche giorno, fa questa camminata insieme a lui, chiaramente nelle campagne, nell'entroterra di Sapri, e poi la fine di questa figura allegorica nessuno lo saprà mai, si presume Certo. che morì insieme a lui. Ecco, quindi è un tema drammatico, con dietro un valore simbolico. Metterlo tutto in chiave sensuale, sexy, al punto che adesso hanno una statua dove tutti si posano, no? Con selfie, foto di gruppo e tutti palpeggiano dei glutei freddi, bronzei, fronte mare. Però tutta questa operazione nasconde chiaramente la volontà di crearla ad hoc, perché chiaramente è un'operazione commerciale e turistica. Perché addirittura adesso farò anche sorridere qualcuno, hanno persino creato a Sapri una serie di bignè a forma di sedere femminile. Rendiamoci conto, eh? E addirittura il logo di Sapri, di una, non so se è la Proloco, fatto sta che basta vederlo sui vari siti, profili Facebook, è un cuore rovesciato in forma di sedere. Allora, se adesso Sapri diventa quasi un parallelo a questo, insomma, e poi non parliamo dell'inaugurazione, ecco, io sono molto offeso di questo. Sarà che io sono cresciuto a pane Risorgimento, grazie a mio padre, Gianfranco De Paoli, che tutti conoscete, presidente dell'Istituto del Risorgimento, insomma, io sono vissuto con dei valori e io lo ringrazio, ma suonare l'inno nazionale per l'inaugurazione davanti, ripeto, a dei glutei bronzei fronte mare, io la trovo grave. Ok? Poi, se andiamo ad analizzare che oltre i glutei c'è ben altro e c'è uno scandalo vero e proprio di una cartocciata del bando di concorso e dell'esito buttata e cestinata insieme ai permessi delle belle arti, ditemi voi cosa si può pensare di questo. Quindi io spero che venga a galla la verità. Ecco, secondo te Questo Schifano,
è riuscito in qualche modo a vedere i tuoi progetti o è, tra virgolette, un caso che l'ha fatta proprio così? No, ecco appunto, hai fatto bene a farmi questa domanda perché mi stavo dimenticando una cosa fondamentale, un aneddoto se vogliamo chiamarlo. Allora, lui è stato intervistato, e si può vedere sempre da Facebook, Stefano, da una televisione locale, e una tua collega, una giornalista televisiva, gli chiese proprio pochi minuti prima dello scoprimento, gli chiese: ma è una tua ideazione? È una sua ideazione, perché gli dà del lei, chiaramente. E lui rispose direttamente: no, non lo è proprio, io ho seguito delle indicazioni. Allora, ritorno al discorso della coppia o falsa coppia che sia, perché uno che segue delle indicazioni poi si fa quadrato, perché comunque a quanto pare un assessore che doveva comunicare con me nel 2019 non si è fatto vivo, questo assessore comunque avrà dato le indicazioni, presumo, all'autore, e c'è anche comunque il cambio di giunta e a quanto pare uno sponsor, che non voglio dire nomi perché insomma non siamo in sede, no? Ecco, fa quadrato su un discorso che comunque è stato imposto una tematica che era già affrontata durante il concorso del 2015. Poi, per quanto riguarda lui, se ha fatto una ricerca su di me, io penso di sì, indirettamente o direttamente, per forza di cose, anche perché nel 2015 lui partecipò al concorso e perse, e fu presentato il mio progetto. Quindi, secondo me, è molto facile. Ho fatto questa domanda anche perché, sempre in quell'intervista a cui fai riferimento tu, a un certo punto viene intervistato, non so se il sindaco, non mi ricordo più bene se è il sindaco o un responsabile, diciamo così, che assicura che i progetti sono stati tenuti in cassaforte, quindi che nessuno ha visto i progetti degli altri. Però la benissimo. Cosa è un po' strana, perché infatti, cioè, compaiono due statue tutto sommato abbastanza simili in molte cose, e quindi se il progetto, certo. Se lui non ha visto il tuo progetto, diciamo che è andata bene andando così a caso, ecco. è stato bravo, ecco. Sì, no, quello sì. No, allora, forse alludi al presidente dell'associazione, sì. Ciardi, che da un articolo sembrava che avesse comunque donato o passato insomma i disegni, invece in realtà non è così, lui ha smentito, a quanto pare erano negli atti del comune, per cui basta far domanda al comune e ha tutta la documentazione, quindi sicuramente il comune, avendo già negli atti i miei disegni, è molto facile, insomma, ecco, questo è. Quindi qui il presidente Ciardi è assolutamente all'esterno di questa vicenda, ecco, spero, non lo so. Ecco, comunque, io dico solo una cosa, che questa comunque non è una vetrina nei miei confronti di pubblicità, ci tengo a sottolineare perché ho avuto qualche critica, anche perché non ho bisogno, tu lo sai, io faccio monumenti in tutta Italia, adesso ne sto per fare uno per San Francesco d'Assisi, insomma. Non è questo, questa è una profonda ingiustizia, io ci tengo a sottolineare, una coltellata anche alla storia, anche al valore stesso dell'arte, della creatività, rimane l'amaro in bocca, questo è qua. Ecco, tu adesso hai intenzione di fare qualche ricorso, puoi fare qualcosa per cercare di dar valore anche alla tua opera, oppure pensi di chiuderla lì? No, allora, questa è una domanda che me l'hanno fatti in molti. Io in questo momento voglio semplicemente che si conosca la verità, che sia diffusa il più possibile, e penso che questa sia la cosa più giusta in questo momento. Poi vedremo. Sono tutte cose da valutare. Sicuramente, insomma, sembra quasi una barzelletta amara, di sfondo molto amaro, cioè chi vince perde, ma chi perde vince, insomma, gioco di parole, ma sta realtà nasconde comunque un gioco politico sicuramente un po' strano, posso dirlo? Certo, no, sicuramente. Okay. Sicuramente qualche dubbio lo lascia, ecco, sicuramente. Ecco, per chi, per quei pochi che non ti conoscessero, ecco, in chiusura,
come quali sono le opere che hai fatto e che magari sono visibili a tutti e che dicono, ah, quell'opera era fatta De Paoli, non lo sapevo. Quell'opera era fatta De Paoli, non lo sapevo. Ecco, fai un po' le tue opere. Sicuramente. Allora, intanto comunque chi vuol vedere, il mio sito è artepaoli.it. Va bene, ma comunque vi lo dico rapidamente senza annoiare nessuno, non voglio fare un curriculum esteso via orale, verbalmente voglio dire. Io cominciai comunque a fare lo scultore subito nel 2000, dopo aver fatto insomma parecchie cose anche nell'ambito televisivo, perché nasco come scenografo, per cui ho lavorato in Mediaset Rai, e poi ho cominciato alla grande, tra virgolette, già progettando e realizzando delle porte in bronzo a Casorate, come ben sai, perché tu all'epoca scrissi proprio un bel pezzo su quello, certo, su Pavia in Tasca, ecco, e poi la, diciamo, la stele bronzea che vedete tutti in Piazza Duomo Pavia, questo per fare degli esempi molto vicini, poi la facciata in scultura a Lungavilla, poi a Sant'Alberto di Butteri ho fatto altre due sculture, e poi man mano mi sono avvicinato proprio alle committenze anche sacre fuori provincia, poi ho fatto l'altare a San Zaccaria, sempre in provincia di Pavia, e poi ho cominciato, ripeto, committenze più diverse, laiche, non più legate alla Chiesa, ad esempio il monumento a Davide Achilli, il pompiere deceduto in servizio, medaglia d'oro, morto a Romagnese nel 2009, lo feci per il cimitero di Voghera, e poi altre cappelle funebri nel nostro cimitero monumentale, anche la famiglia Fedegari, ma soprattutto ho cominciato a vincere concorsi dal 2013, una a Riva del Garda, poi un'altra a Gressonei, esattamente a Issime, e poi a San Vincent, e poi il famoso, questo lo dico famoso perché ha avuto un bel ritorno anche comunque, anche pubblico, perché comunque era un'opera pubblica, Ministero degli Interni, Monumento ai Vigili del Fuoco a Lodi, il comando provinciale, tutto dedicato al tema del soccorso. Ecco, ho incentrato come protagonista di tutta la composizione una mano, un braccio che esce dalle macerie stilizzate in acciaio corte nei due Vigili del Fuoco che lo soccorrono, no? In divisa differente, come un passaggio temporale di consegne, uno in divisa attuale, l'altro storica, del 41. Ecco, quando nacque il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e poi la Guardia Costiera a Livorno, e poi il Monumento della Resistenza a Cesano Bosconi, quindi la periferia di Milano, perché è interland milanese, poi di nuovo sempre in Trentino, a Pieve di Bono, in una casa, in un centro per anziani, e poi a Pietrasso, il Monumento agli Alpini, ecco, la cosa più importante è adesso invece un monumento a San Francesco, sì, in realtà, sì. Un po' di problemi, e vediamo se riusciamo dove a, sono arrivato a recuperare Antonio, dove sono rimasto, che non vedo più, vediamo un po'. Ci sei? Eccoci, ci siamo, ecco, rieccoci. Sì, vai. Ok. Dove sono arrivato? Perché magari a Cesano Boscone, dicendo Monumento alla Resistenza, esatto. Monumento alla Resistenza, poi sempre in Trentino una casa di riposo, anche un altro concorso vinto, e poi comunque l'altro, Giovanni Parisi, stavo dimenticando Giovanni Parisi a Voghera, un monumento al nostro pugile, campione del mondo, campione olimpico, e poi il monumento a Biategrasso agli Alpini, e stavo dicendo che ho vinto un concorso internazionale, questo è importante perché per me, io lo ritengo un passaggio fondamentale, è un progetto molto ambizioso perché nel bando è l'arricchimento di uno spazio sacro all'aperto, per cui una chiesa all'aperto, con altare e statua dedicata a San Francesco nel luogo dove lui predicò agli uccelli, questo è un luogo molto simbolico. Questa area sacra, ecco, anche qui con l'ok da parte della sovrintendenza e tutti quanti, insomma, è tutto pronto, solito problema della raccolta fondi che
sembra che sia completata almeno per il primo step per la statua. E la statua è praticamente un San Francesco quasi che prende il volo, cioè si eleva insieme agli uccelli. E quindi è legare, no, la terra al cielo, e quindi proprio lui come tramite tra l'umanità e Dio. Ecco, io lo ritengo molto importante proprio per il valore simbolico. Questo è quanto. Nel frattempo insegno al liceo artistico a Voghera. Questo è un'altra cosa. Quindi, diciamo che non stai con le mani in mano, ecco, proprio. No, assolutamente no. Assolutamente no. Questo, ripeto, è veramente una doccia fredda, o bullente, a seconda degli umori. Il fatto sta che è una cosa che non si può accettare, ripeto. Ok. Se hai altre domande, dimmi tutto. No, speriamo che ti sia data giustizia, in qualche modo, e che questo malfatto venga coperto con il tuo con quello che è giusto, con l'opera che aveva vinto, ecco quello. Certo. Quindi speriamo che questo possa essere sicuramente fatto nei prossimi tempi. Dimmi. Anche perché, scusami Lorenzo, se puoi, cioè rimandare un attimo l'immagine, volevo dare l'ultimo dettaglio che mi ero dimenticato. Ecco, agli ascoltatori e agli osservatori più sensibili, vedete che nella parte sinistra, quindi nella foto di sinistra, che è il modello inaugurato il 26, ecco, ci sono tre spighe di grano tenute strettissimamente dalla figura, tra l'altro con proporzioni discutibili, vabbè, queste tre spighe di grano come fosse una massa pesantissima di vegetazione, vabbè, tre spighe, quello è l'unico simbolo della spigolatrice, ma a quanto pare tutta questa parte frontale che vedete, nessuno la osserva, sono tutti posizionati dietro, se vedete anche quelle tre figure di anziani, stanno guardando il lato B. Ma sarebbe interessante pubblicare anche delle immagini di personaggi, anche di coppie appena sposate, dove il marito palpeggia il bronzo. Cioè, ma sono cose veramente inaccettabili, perché non è perché parlano, addirittura fanno degli esempi nei social di paragoni veramente assurdi e improponibili con il Davide Michelangelo, con cose di questo genere. Allora, il Davide Michelangelo, adesso entriamo nel merito della storia dell'arte, innanzitutto avevano una destinazione d'uso completamente diversa, non erano su un lungomare, prima cosa, erano visibili non a 360 gradi, ma quasi, vuol dire che nella parte posteriore uno doveva proprio attaccarsi a una parete di un palazzo per poter vedere, ecco, un retro. Quindi un lato B, qui è fruibile a 360 gradi, le dimensioni sono tali per cui si può appunto toccare con mano in tutti i sensi la statua e dovrebbe essere il simbolo di un momento del nostro risorgimento. Io lo trovo veramente offensivo, oltre tutto lo scandalo che è successo. Certo. Ok, Antonio, ti ho concluso ringrazio. così. Così ringrazio tutti voi, grazie e buona serata. Grazie e speriamo di risentirci con magari cose nuove che hai, cioè, e Certo. soprattutto con sviluppi anche su questa vicenda, che magari speriamo ci possano essere. Ti ringrazio e cioè, ringrazio Grazie a te. Ciao tutti i Antonio, grazie. telespettatori. Arrivederci, buona Grazie. serata. Ciao. Ringraziamo Antonio De Paoli. Non ho letto tutti, cioè, i vostri interventi perché sennò diventava una cosa un po' così e preferivo far parlare Antonio su questo fatto che era giusto che lo riguardava, quindi era giusto lasciarlo parlare. Comunque, vabbè, Antonio li ha visti mentre scrivevate. Allora, dicevamo, adesso spazio a tutto quello che volete, quindi invito anche i co-conduttori e non solo a entrare in diretta, parliamo di quello che volete. Nel frattempo l'Italia ancora... Ah no, attenzione, no, non è 0-0, ma la Spagna è in vantaggio, 1-0, cerchiamo di capire chi ha segnato.
appena la cronaca sarà disponibile, non c'è la cronaca disponibile, benissimo. E vabbè, comunque Spagna in vantaggio, questo non è una bella notizia. Tra l'altro vedo su Twitter Vittorio Feltri che dice: mamma mia che brutta Italia pasticciona. Quindi il neo consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano, Torres ha segnato, Fernand Torres, quindi il neo consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano sta commentando, sta guardando e commentando la partita, quindi non un'Italia per niente divertente, per niente bella rispetto a quella che eravamo abituati a vedere. A vedere, diciamo, negli europei. Allora, intanto è arrivato Gabriel. Ciao Gabriel, ben arrivato. Ha segnato per errore del portiere dell'Italia. Aia, quindi questo, se c'è anche una di Donnarumma, siamo a posto. No, il manifesto del in cui no. Il manifesto in cui ci siamo ad essere educati, no, evitiamolo, ti prego, amici. Cioè, sei un'amica, però no, questo no. Questo, cerchiamo di fare qualcosa di più leggero, più divertente, più tranquillo, perché cioè, non ho voglia di tirare. vedo che hai capito. Cioè, lasciamo perdere che ci sono tante, no, cioè, ho detto, parliamo di quello che volete, però magari un po' più argomenti un po' più easy, perché è giusto per questa mezz'oretta tirarla in modo più leggero, anche se so che molti di voi stanno guardando la partita, infatti non siamo in tanti che siamo in diretta e non vedo i co-conduttori. Dove sono i miei co-conduttori che non li vedo? Questo molto male. Oh, è arrivato Corinna. Ciao Corinna, ben arrivata. Ti sei persa la prima parte, che era più interessante di vedere la seconda, però vabbè, eventualmente guardala poi in replica o in registrata, che dir si voglia. Allora, poi qua, relax, take it easy. Appunto, entra, non fare il fenomeno, entra Gallo. Eccolo, basta chiamarli e arrivano. Eccolo qua, è arrivato Daniele. Oh, ciao Daniele. Ciao, buonasera a tutti. Io ci sono, come vedi, non sono sparito e ti seguo. Anche se c'è la partita, come vedi, sono fedele al caffè della sera. Stavo ascoltando veramente in un silenzio assoluto, perché io ammiro questi artisti e tutte le volte mi chiedo sempre come diavolo fanno a fare determinate cose, perché sono bellissime. Io le trovo delle opere bellissime e quindi sono molto invidioso delle loro capacità. E quindi mi piaceva molto ascoltare questo intervento, al di là della polemica che poi si è nata e che possa essere giusto o non giusto, non sta a me a giudicarlo, anche se credo che sia palesemente una brutta vicenda. Certo, assolutamente sì, assolutamente sì. Ma non sta a me a giudicarlo. Un'ingiustizia. Sì, un'ingiustizia, sì, bravo, forse è la parola più giusta. Perché poi magari parlare di plagio, questo non sono io, ad entrarmi in queste vicissitudini, perché poi bisogna andare sul tecnico e io non sono così bravo a giudicare, però sembrerebbe che sia così. Allora, nel frattempo Gabriel, non so perché scrive questo post. Nulla di preoccupante, ho un'irritazione alla cicatrice della fistola, quale crema mi consigliate? Non so perché hai scritto questo post, non vorrei che tu ti sia sbagliato e scriverlo da qualche altra parte. Però posso, vabbè. Se Gabriel ha bisogno, posso chiamare il mio medico, magari a questo risponde, posso chiedere, non so. Fammi un'altra domanda, Gabriel, questo proprio no. Stai guardando la partita per caso? Anche la partita per caso? No, sto guardando la partita, stavo proprio guardando solo voi. Cioè, ci mancherebbe, cioè, magari avevi il televisore, davi un'occhiata alla partita, perché appunto se anche Vittorio Feltri esce con mamma mia che brutta Italia pasticciona, vuol dire proprio che stiamo giocando molto male. E allora, la televisione stasera a casa mia è stata monopolizzata da mia moglie e mia figlia, quindi non è possibile per me vedere qualcosa. E o mi sposto in cucina
Non lo so, guarda, non lo so. Ah, perché ho detto vabbè, vado al caffè della sera e gli ho detto che okay, è perfetto, ci ho chiuso la porta. Boh. Aia, secondo gol della Spagna, questo molto molto male. E quindi la fistola? La fistola si, secondo me si gonfia, perché fa molto male. Ma è stato espulso anche Bonucci, tra l'altro, perfetto, quindi espulso Bonucci... una tragedia. Quei buffi che dicevano che speriamo che l'Italia ricominci a vincere, oggi proprio hanno portato ad un bene che fa paura. E va bene, ok. Comunque oltre a De Paoli, oggi abbiamo avuto un altro artista qua a Pavia, che è partito prima di tutto con una foto dove chiedeva un parere. Prima con i capelli, poi senza. Va a cagare. E poi fa la storia su Facebook come sono figo. La madonna, cosa ho bevuto oggi? Pane buon umore. Allora, qua c'è ancora una critica a Donnarumma, certo che con il portiere che ci troviamo, ragazzi, lo siete lasciati scappare voi? E no, allora, è lui che ha voluto andare via, un altro discorso. Sì, questo è vero, questo è vero. Allora, da un cappellone come me a un altro cappellone come Franco, eccolo qua. Ciao Franco. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera. Che ci dici? Che ci dici, Franchino? Franchino, che ci dici? Inerente a cosa? Quello che vuoi. No, ma Feltri stava commentando. Feltri stava commentando i risultati elettorali. Beh, lui ce l'ha fatta, lui è passato, quindi lui è il consiglio comunale, quindi... aspetta andiamo, vediamo come prosegue l'indagine. Sì, vabbè, okay, vabbè, però al momento lui è il consiglio comunale, diciamo così. Ma ha detto che non ci andava. Infatti lui ha detto che ci andrà qualche volta, ma non ci andrà sempre, quindi vabbè, hanno detto uno che poi probabilmente lascerà il posto a qualcun altro, vedrai. Non è che era preveggente. No, infatti. Beh, si sapeva. Allora, dai, non fare il polemico. Su, dai, fai il bravo. Fai il bravo. Una battuta. Sì, ho capito. Beh, ma sai, battute, con le tue battute, poi gira, poi alla fine hanno sempre una puntura di spillo finale. Che di spadore finale, quindi come ti conosco. Dani, noi giù abbiamo vinto. Ho visto che ce l'avete fatta, bravi. Una bella lista apartitica. Era, come si dice, prove tecniche di trasmissione per le città più grandi. E qua il segnale è arrivato forte, qua, e chiaro. Qua è arrivato, cioè, non c'è lo spadone, è arrivato proprio la Minerva intera è arrivata. No, il dato che io ho registrato, che ho notato più che altro, è che nelle piccole città, comunque nei paesi, il centrodestra ha fatto veramente molto bene e ha veramente fatto dei bei risultati. Nelle grandi città invece ha fatto veramente molto male, che fa pensare che molto probabilmente la chiave di lettura sta proprio nel candidato. Cioè, nel senso, se andiamo nei paesi dove la gente vota la persona più che il partito, perché che conta è la persona nei paesi, nella città fa molto la bandiera del partito. Quindi i partiti devono essere molto più attenti e stare molto più su chi candidare. Nel nostro caso i partiti sono restati alla porta. No, oltre. No, vabbè, ma io mi rifaccio anche. Beh, comunque, se siete stati. Allora, Gio Fuscaldo ha vinto comunque un centrodestra, non ha vinto di certo un centrosinistra. Che poi sia una lista. Diciamo che ha vinto un centro misto. Va bene, ok. Allora io ti faccio un esempio per far sì che tutti possano capire meglio quello che io intendo. Se io prendo un comune di San Genesio o un comune di Lardirago, soprattutto Lardirago, hanno votato la persona,
che poi comunque è di centrodestra, va benissimo, comunque centrodestra nei paesi ha fatto veramente la differenza. Nelle grandi città invece, a mio avviso, si è riflettuto poco sul nome del candidato da proporre, perché ti faccio un esempio che non sarà, però giusto per far capire, se io a Milano come centrodestra, anziché mettere il signore che hanno messo, avessi messo un, che so, un Bertolaso, sono sicuro che Sala avrebbe avuto dei grossi problemi a ritornare ancora in sella, capisci? Forse quello perché... Io sono convinto che avrebbe avuto anche dei problemi con Lupi. Sì, anche, sì, sì, no, ma, sì, sì, ma sicuramente. Io ho usato il nome Bertolaso perché è molto facile fare il paragone, no? Poi chiaramente un Lupi sicuramente... che è un navigato della guarda, politica. Guarda che paragone, guarda che paragone a Milano c'era. Sì, ecco la battuta. Volevo farla io e non l'ho fatta. Non mi bevuto. Però torno a quello che stavo dicendo. Forse si è proprio sbagliato i tempi e i modi di cercare i candidati. E te lo dice uno che è un leghista. Io per primo ti dico, se fossi stato un milanese a votare il candidato di centrodestra, la prima domanda che mi sarei fatto è: ok, va bene, proposto da centrodestra, ma lui chi è? No, ma infatti oggi Salvini ha fatto un po', non è fatto un po' mea culpa. Ha detto che l'importante in futuro è cercare per tempo i candidati giusti e non arrivare agli ultimi giorni a prendere il primo che capita, ecco, proprio terra a terra. Ha cercato poi di salvare un po' la sua posizione, dicendo che lui aveva cercato di convincere Albertini a ricandidarsi, e anche con Albertini. Vabbè, però, non so se, però scusate, Daniele, le battute me le tira fuori per forza. Lui chi è? Chiediamolo a Renato Zero. E i milanesi hanno detto il triangolo, no? Ciao Franco, bello, eh? Dopo questa lo casso definitivamente, non entrerà mai più in diretta. Ok, va bene, me ne vado, ciao. No, stai lì. Facciamo entrare anche, se sta attento, il Gallo. Eccolo qua. Ciao Gallo. Oh, ma che cazzo mi chiamate? ma cosa mi rompete i coglioni a quest'ora? Ah, direttore, voglio dire, buonasera. Era il direttore era impegnato con il retro della scultura. Ma... No, stavo guardando la partita effettivamente. Che Italia hai visto? Il tuo, cioè, anzi, quello che tu imiti ha detto che l'Italia pasticciona. Tu che Italia hai visto? Beh, è un'Italia un po' contratta, devo dire, rispetto alle partite precedenti, soprattutto alla partita. Mi ricordo la partita che abbiamo disputato contro la Spagna agli europei. È una partita un po' diversa, dove siamo effettivamente un po' insofferenti, devo dire. Quindi il direttore direi che ha piuttosto discretamente non è male, eh? Non è male. No, nel frattempo Micaela, chiedo scusa che non ho visto che non ho visto il commento prima, ha scritto: per fare quello che dovrebbero avere una dirigenza, in realtà manca, e non solo alla Lega. Vabbè, ok. Di cosa ancora delle elezioni? No, vabbè, stiamo parlando ancora della... è Daniele che ha tirato in mano l'argomento, non c'entro niente io. Quindi... Gallo, non proprio. Qualcun altro l'ha tirata in ballo e io ho voluto fare una riflessione, te la riassumo velocemente. Ho detto che praticamente nei paesi, nelle piccole città, il centrodestra ha fatto man bassa di sindaci, che sono andati tutti molto bene, mentre nelle grandi città, a mio avviso, dove vale molto di più o conta molto la bandiera di appartenenza politica, si è sbagliato i tempi e i candidati da proporre come centrodestra. Questa era la mia riflessione.
Sì, assolutamente. Sono... Ciao Mary. Ciao Mary. Ciao, ciao. Sono assolutamente d'accordo con te, Daniele, vero? Assolutamente. Che sul fatto degli errori, degli errori stasera sono abbastanza dislessico, degli errori sui candidati per stessa ammissione di Salvini, cioè, è vero sicuramente, anche a Roma devo dire sì, è. Rumori di sottofondo anche sul anche a Roma, boh, forse anche lì sui candidati non è che proprio come dire abbiano messo personaggi di grande visibilità, di largo spicco. L'unica c'era candidato Pippo Franco. Cioè, appunto, che ha preso 48 voti. Ha preso 48 voti e si è presentato da qualche parte con un Green Pass fasullo, tra parentesi. Sì. Vabbè. Ragazzi, questo è... Boh, tra due settimane o qualcosa meno, io penso che se a Roma riuscirà a passare il candidato di centrodestra, secondo me grossi stravolgimenti non ce ne saranno. Diversamente, forse anche a livello politico, qualche cosina potrebbe anche risentirne a livello nazionale, credo. Poi vedremo. No, proprio oggi hanno fatto un servizio sui personaggi che erano candidati al di fuori, cioè personaggi non politici, candidati alle varie elezioni, nelle varie amministrative. E c'era appunto Pippo Franco 48, l'ex Miss Italia 10 voti, 10 voti si è presa. Non è, cioè, quindi, grazie Franco, avete fatto Franco sentire. Per cortesia, cioè, che la differenziata falla, ma... cioè, almeno togli il microfono. E poi che altri personaggi non politici che non mi ricordo, vabbè, mi ricordo più quei due lì, quindi vabbè, cioè non è Miss Italia che prende 10 voti. Volevo stare lì giù al manifesto. Beh, anche Magalli, Giancarlo Magalli non ha preso 3 voti per diventare Presidente della Repubblica. Cioè, vabbè, però indipendentemente della Repubblica, non conto, ma per fare consigliere comunale, se ti candidi, almeno portane almeno una cinquantina, top. Cioè, sei sempre un ex Miss Italia, quindi qualcuno che ti vota devi trovartela. Ecco, nel suo caso neanche tutti i parenti l'hanno votata. Esatto, infatti, è quello che ho pensato anch'io, perché scusa, cioè, vabbè. E poi Pippo Franco che fa quella figura barbina di presentarsi con un Green Pass falso, quindi vabbè, lascia un po' le cose... Allora, mentre magari ci scrive, quindi mi dite che finalmente coprono le buche a Roma? Beh, calma, aspetta. Prima o poi. Non abbiamo ancora il sindaco, aspetta un attimo. No, poi Roma secondo me fa veramente un posto a sé. Perché... Allora, dite a Gabriel che Roma è famosa per i fori imperiali. Eccolo, ne te l'ho anticipato. Basta, cioè, Franco via, espulso. No, perché via, cioè, ha detto una sacrosanta verità. Adesso non cominciare con... alza, abbassa lo sguardo, Gallo ha messo posti i capelli da una parte senza capelli dall'altra. Ah, ok. E vedi, infatti, così. Lunedì sera ci ha ubriacato. Solo perché facevo così, no, guarda. Adesso mi fa venire mal di mare. Voilà. No, mi rimetto come eravate prima, dai, fatti bravi. Cosa ti hai bevuto stasera, Lorenzo? No, è tutto il giorno che è così. Acqua. È tutto il giorno che è così, non hai bisogno di comunicato. Cioè, inutile che alzi e abbassi la bottiglia. Perché voi non avete visto quando cerca di addestrare il cane? Sì, l'abbiamo visto. Abbiamo visto tutti. Che scatto felino che ho, ragazzi. Ah, no, ragazzi.
T'ha già contattato la protezione civile? Sì, certo, infatti. Due secondi dopo ero seduto sulla sedia, cioè, così, ero morto. Allora, vediamo un po'. Allora, Michele che ti deve su Miss Italia. Si vede che non si è fatta votare. Brava lei che ha compreso come si muove la politica. Prendere voti per dare vantaggio a un partito che poi ti mette nell'angolo per mandare avanti le cariatidi, i punti di sospensione, ha fatto benone. Si è prestata per fare la riempipista, brava. Sì, vabbè, ho capito. Ma a che partito si riferisce? La riempipista, non la riempipista. La riempipista è un'altra cosa. Sì, va bene. Scusa. Ma alla Michela a che partito si riferisce? E aspetta, ma sai che non mi ricordo più che partito era nella Miss Italia? Aspetta, vediamo un po'. Perché... Non sei preparato. No, questo no, me ne sono dimenticato. Me lo sono dimenticato. Vedi che anche Gabriel concorda. Che cosa? Cosa dice Gabriel? Scusate, che in quella bottiglia non ci sia acqua. Non è... Oh, giuro, è acqua sgasata, perché era acqua gasata e adesso è acqua sgasata. Vabbè, rifaccio la domanda, se no, allora la Michela a che partito si riferisce? No, si riferiva alla Miss Italia, che era candidata alle amministrative, però non mi ricordo in che partito. Se arrivo, eccolo qua, aspetta. Trovo dei candidati VIP, ci siamo quasi. Non ci siamo quasi. Vabbè, comunque, intanto parlate. Michela, dicelo tu, perché se aspettiamo Lorenzo... Non fare lo spiritoso, che sto lavorando anche per te. E ti dico solo questo, sto lavorando anche per te, Gallo, punto. Amore, ma allora ti devo dare veramente un bacino. Ah, c'era anche Gianni Bugno che è candidato, ecco, è vero. Gianni Bugno era con la sinistra, con una con la lista di Sala, una lista che appoggiava Sala. Con Sala, sì. Non si riusciva a capire se appoggiava la lista o se sponsorizzava un centro tricologico, ma sì, la foto che ho pubblicato anch'io, sì, che sembrava Cesare Ragazzi dei vecchi tempi. Vabbè, la Michela non risponde. Ha risposto. Aspetta, ha risposto. Allora, Franco, sembra... Franco, non mi ricordo, sono tutti uguali. Pare che è stato quello che ho detto io. Ma il partito LGBT a Torino quanti voti ha preso? Non sapevo neanche che fosse... No, che fosse candidato, sì, che fosse candidato, sì, però quanti voti ha preso non lo so. Avete visto che Lorenzo, tu inconsciamente, inconsapevolmente hai avuto ospite uno di quei 300 fenomeni che si collegavano un po' di tempo fa, anche uno dei candidati sindaci a Trieste. Perché poi c'era Madonna, ho capito. Ho capito, sì. lasciamo perdere. Chi era il Novax? Sì, 3V, 4V. Sì, 3V. Allora, era con Virginia Raggi, Nadia Bengala era con Virginia Raggi, a Roma. E ha preso 10 voti, quindi vabbè. Quindi alla fine allora erano i 10 cinghiali che si vedono nei filmati. Dai, direttore, dica qualcosa direttore, perché questo è... No, però vabbè, cosa c'era? Ma Virginia no ve la dico, no. Senti, ce la dici dopo in separata, non farmi dire che cavolate, perché poi allora comunque il dato positivo è che la Virginia Raggi fa le valigie e va a casa, poi dopo chi verrà non si sa. Sì, eppure vi dice che ha fatto tante cose, perché non so se l'avete sentita. Ne ha fatte sì tante. Ma voi mettete, allora, ha ripopolato la fauna locale, cioè adesso i cinghiali hanno
carte entità e possono transitare il centro storico. Ha fatto i nuovi sistemi di riscaldamento bruciando gli autobus. 22, l'altro giorno 22 sono bruciati. Cazzo. 22 sono bruciati, quindi. Ha fatto crescere della nuova fauna all'interno delle città grazie all'immondizia, insomma, ne ha fatte di cose. Hai eradicato il problema della criminalità organizzata, soprattutto quella. Sì, sì, ma proprio all'origine, rifiutando i piedi. Gallo, ti stai infilando in un cul de sac senza sac. Ti stai attento. Ma che cazzo mi avete invitato? Ma vai a fare. No. All'inizio... No, soprattutto ha dato, cioè, tutti si ricorderanno della sindaca Raggi per Spelacchio, ragazzi. Cioè. Il più bel albero di Natale mai visto a Roma. Visto no, che... però adesso c'è, cioè, terza parte un attimo la piccola differenza Sala Raggi. Sì. Sala è stato prima amministratore dell'Expo. Sì. Io non so cosa ci sia stato sotto, sicuramente infiltrazioni di criminalità ci saranno state di sicuro, perché laddove circolano soldi, laddove circolano... Arriva sicuramente, certo. Però comunque l'evento si è tenuto, è andato bene e comunque per Milano è stato un discreto, anzi un importante... sì, l'ho visto con... Sara Gabriele... Questo... Occhio, ogni commento per il nero, ma sta. No, stavo dicendo, quindi comunque l'evento si è tenuto, è andato alla stragrande, per Milano è stato un notevole ritorno, nonostante certo. A Roma cosa si è fatto? Era una potenziale candidata per organizzare le Olimpiadi e la Raggi ha detto no, guarda, cosa facciamo? Non le organizziamo, almeno non ci poniamo neanche il problema. Non solo Francesco, adesso Sala si becca anche le Olimpiadi invernali a Milano. Invernali, esatto, 2026, certo. Adesso a Roma ci potrebbe essere, anzi c'è, perché c'è in ballo la candidatura per l'Expo del 2030. Sì. In un'altra occasione che potrebbe essere, no, anche perché queste effettivamente sono situazioni che poi ti portano un po' di indotto, un po' di quattrini servono al territorio locale, sicuramente. Certo, no, questo sicuro. Milano si è trasformato. No, ma, ragazzi, Sala non ha lavorato male, Sala, cioè, che poi può essere simpatico o non simpatico. Sicuramente, Sala. Simpatico, antipatico, okay. Problematiche ci sono state, poi ripeto, non vivo a Milano, quindi non... No, neanch'io, però... Non conosco... Però comunque non si può dire... Poi, se è stato rivotato... con quelle percentuali lì, evidentemente è per quello che prima vi dicevo, per poter andare contro un Sala in una grande città ci voleva un grande candidato. Esatto. Non puoi improvvisarti. Però sai, il problema è che lì Forza Italia, il primo candidato sembrava essere... Hai finito con queste bottiglie? Che bottiglie? Chi è questa? Ma che è sta roba? Stai scannando il gatto, Lorenzo? No, è lì che dorme, guardala, anzi. Vabbè, no, come dirà. Se vuoi sto così, guarda. Ma niente, no, magari sono io, giuro, non ho bottiglie. No. Vabbè, no, va avanti. E adesso ho perso il filo del discorso, mi distrae. Anzi, adesso... Forza Italia, primo candidato doveva essere Lupi. Lupi, sì. Ma anche la Lega inizialmente aveva indicato Albertini come che però Albertini fin dall'inizio aveva detto che sarebbe più ricandidato. Sì.
Sì, ma fin dall'inizio aveva detto. Quindi hanno trovato se volevano vincere si doveva candidare Salvini a Milano e la Meloni a Roma. Come sindaco? Cioè, Salvini... La Meloni un'esperienza l'ha già avuta a Roma. Come candidato. Io una Meloni a Roma la vedevo molto bene. È un Salvini, Salvini a Milano potrebbe anche andare bene. L'unica cosa è che dobbiamo pensare alle prossime amministrative, quindi un Salvini deve essere svincolato da impegni. Ho capito, tu non vuoi svincolare Salvini, vuoi che si svincola la Meloni? No, ma la stessa cosa vale per la Meloni. Sono due segretari di partito e quindi tecnicamente poi dopo se sono impegnati a fare i sindaci diventa più complicato dopo fare le campagne elettorali, però tutto si può fare, per carità. Ma nessuno ti vieta di andare a fare campagna elettorale come segretario nonostante tu sei sindaco di una città? Sì, però gli impegni che tu hai comunque sono diversi. Ma no, secondo me avevano paura di pigliare la scoppola. Loro sapevano, quindi si sono un po' tirati indietro, sai. Guarda, io sono convinto che... Io ti parlo di un Milano. Secondo me un Milano con un candidato forte te la giocavi bene comunque. Allora, io ho fatto il nome di Salvini e della Meloni provocatorio proprio per fare una provocazione. Sì, allora, se no ti potrei chiedere fammi due nomi di candidati forti. Ma io un nome te l'ho fatto prima. Io ti ho detto che avrei preso Umberto Laso e sicuramente Sala non ci avrebbe fatto. Ma figurati se Bertolaso si candidava a Milano. Ma Bertolaso poteva essere uno dei papabili per Roma, però. Poi... Beh, ma no, un cavallo di ritorno, dai, ancora... Cioè, l'avevamo già bruciato una volta, quindi... Dai. Io sono convinto che se avesse corso su Milano avrebbe fatto molto bene. Ma ne sono convintissimo. Ma io dico che se andiamo avanti così avremo bisogno i militari come il commissario per i vaccini. Il ruolo. Però veramente, ci voleva Silvio. Silvio è candidato sindaco comunque. Io l'ho visto veramente. Silvio, Milano, Silvio su Milano era uno spettacolo. Ma veramente. Cioè. Silvio su Milano prende il 90%. anche chi non la pensa come lui lo vota. Sì, sicuramente. Ragazzi, chiudo e voi state lì, ci vediamo dopo. State lì, salutate. Ciao, buonanotte. Ciao, buona serata a tutti. Buonanotte, buona serata. Ok, allora, tiriamo via questi faccioni. Ok, allora, lasciamo solo il mio. 22.04, chiudiamo qua. Noi ci vediamo lunedì, mi raccomando, fate i bravi. Al weekend divertitevi e lunedì parleremo di chi lo sa. Da qui a lunedì qualcosa sicuramente troviamo. A lunedì, ciao ragazzi, ciao. Sigla. In diretta dalla redazione di Teto News in Pavia, vi abbiamo trasmesso il caffè della sera con Lorenzo Blone. Appuntamento alla prossima puntata. Ciao, a lunedì.